lasciare questo Che dei bello, bambini. è vero, eh? Sono i nostri grandi maestri, i nostri figli, anch'io imparo da loro, sto imparando a essere genitore soprattutto, perché insomma è un percorso anche quello piuttosto impegnativo. Allora, come con te abbiamo raccontato il tuo percorso, l'energia femminile, mi piacerebbe parlare appunto con Luca subito dopo la pubblicità di quale energia possiamo dare alle persone che in questo momento stanno soffrendo. Anche lui ha intrapreso questo percorso fin da quando era bambino. Molti di noi sono purtroppo nel corso della vita devono affrontare delle situazioni pesanti, difficili. E molto spesso non si riesce a superarle. Lui ce l'ha fatta, ha fatto un percorso molto travagliato e lungo ed è qui per portarci il suo aforisma di vita. Questo lo faremo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bene, tornati in studio. Come vi ho anticipato prima, adesso parleremo con Luca. Luca è qui per raccontarci il suo percorso, la sua storia che poi ha affrontato nel libro Aforisma di vita. Allora, Luca ha incominciato a provare un sentimento che molti di noi in questo momento stanno affrontando o hanno affrontato in maniera collettiva. Ha incominciato a provare il sentimento della paura, dell'angoscia, del timore quando aveva solo 8 anni, perché la mamma era stata diagnosticata una brutta malattia che l'avrebbe portata via in breve tempo. Che cosa è successo? Allora, questo libro so che è stato un libro molto travagliato, ci sono voluti tantissimi anni, ci sono stati tanti espedienti che non lo portavano mai alla realizzazione, addirittura è stato cancellato, il computer, il file non si ritrovava più, e quindi è ricominciato la stesura. Questa stesura è stato un pochino ripercorrere quei momenti e soprattutto riviverli in un'altra maniera. Sì, assolutamente sì. Allora, io definisco questo libro un manuale non tanto per me, ma per il mondo. E, mi piace poi tra l'altro essere in questa puntata assieme a Greta e a Mauro, chiaramente, perché hanno portato, a mio avviso, degli argomenti straordinari. E gli argomenti straordinari sono l'amore, perché la ricerca che volge ognuno di noi è proprio quella dell'amore. Perché in realtà l'amore è l'unica potenza nell'universo che ci può davvero portare ad essere quello che siamo davvero. Quindi il percorso che io ho deciso di intraprendere, non totalmente consapevole all'inizio della scrittura, della stesura di questo libro, e che ha portato, come hai detto tu poco fa, a moltissime problematiche, no? Come il computer che si è mangiato tutto il testo, che insomma era già stato quasi completamente scritto. Io in moltissime occasioni che dicevo basta, no, non ce la posso fare, non lo voglio scrivere. A chi può servire un libro del genere? Io non volevo in realtà portare una mia storia per raccontare una storia, perché credo che ognuno di noi in realtà abbia una storia estremamente potente da raccontare, più o meno importante. Quindi non volevo assolutamente apparire quel personaggio che aveva necessità di mettersi in mostra. Anzi, dentro di me c'erano delle resistenze fortissime che in qualche modo cercavano di mettere a tacere tutto questo fuoco che c'era dentro di me. E quindi è stato molto difficile. Poi a un certo punto una voce interiore ha preso il sopravvento e mi ha detto tu devi scrivere questo libro, non per te ma per l'umanità. Quindi mi sono messo di buon grado e ricordo che scrivevo anche brevemente una pagina di questo libro e dovevo star fermo a decantare anche più di qualche settimana. Quindi era davvero doloroso, era davvero difficile, perché quello che in realtà scrivevo nero su bianco in qualche modo evocava a livello cellulare, quindi non solo a livello di memoria, ma proprio a livello fisico, evocava
delle sensazioni talmente forti e talmente spaventose, per collegarsi alla paura, che in qualche modo ero costretto a prendere spazio, a prendere tempo. Quindi è stato un libro davvero travagliato, è stato un libro molto difficile. Poi feci una vacanza ad Assisi e in un mio momento di riflessione, poteva essere anche un momento di meditazione, ero su questa collina, ero su questo prato, vedevo la vallata e attorno a me c'erano degli alberi meravigliosi e ricevetti proprio questa intuizione, questa informazione che da lì in poi avrei dovuto scrivere tutti i giorni entro la fine dell'anno per completare il libro. Quindi eravamo esattamente ad agosto 2018 e io a novembre 2018 portai a termine questo compito. E perché l'ho scritto? Allora, tra le altre cose, la sua esperienza, quella quando aveva 8 anni, sua mamma le avevano diagnosticato pochissimi giorni di vita. La cura poteva essere fatta solo a livello sperimentale, una cura costosissima solo a Parigi. Quindi, nel senso, riporta molto quello che sta succedendo oggi nella nostra società, nel senso, quello che ci sta capitando viene affrontato a livello ospedaliero, tutte con cure ospedali, non si sa se funzionerà o no, non si sa più se rivedremo il nostro parente o no, perché è un po' quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, no? Cioè, neanche avere avuto il tempo di salutare, di accompagnare, di stare vicino alle persone amate. E lei l'ha vissuto allora, sì, una storia diversa, un'esperienza diversa, però molto simile con quello che ci sta capitando oggi, no? Assolutamente sì, era il 1980 quando in realtà diagnosticarono appunto un tumore terminale a mia mamma e le diedero 8 giorni di vita e quindi fu davvero sconvolgente. Io ero piccolino, quindi le cose non mi venivano dette, erano cose che io in qualche modo intuivo e respiravo nella famiglia. Arrabbiato, aveva smesso di mangiare, era diventato magrissimo, scappava da scuola. Assolutamente, è stato il mondo che gli è crollato. Sì, diciamo che il sentimento più immediato è stato la rabbia e subito dopo la paura. La più grande della paura, io scrivo proprio in questo, no, all'inizio del libro, che è proprio il panico, perché non lo sai gestire, non sai da dove arriva questa cosa, no? E quindi ti senti trafitto in qualche modo, ma soprattutto tradito dalla vita. E quindi diedero 8 giorni di vita a mia madre e all'interno di questo ospedale c'era un medico che faceva lo stage a Parigi all'epoca e che appunto disse a mio padre: guardate che in Francia sono molto più avanti con le terapie, con le cure, secondo me là potete fare qualcosa. Quindi mio padre prese mamma, fece 2 bagagli e partì in clinica a Parigi. Noi rimanemmo a casa perché io ho altri 2 fratelli, un fratello e una sorella, con nonna sostanzialmente, e quindi da lì iniziarono 4 anni di terapie. Quindi i viaggi duravano dalle 2 alle 4 settimane. E in quegli anni chiaramente la mia reazione era veramente spaventosa. Se solo ricordo a come io reagivo, come quel bambino reagiva all'epoca, era davvero incredibile. Quindi è stato un percorso, a mio avviso, oggi straordinario, nel senso che oggi non voglio giudicare quello che è accaduto in base alla sofferenza, ma oggi sono immensamente grato a quello che ho potuto vivere, perché grazie al mio passato ho potuto trasformare e riconoscere e ritrovare delle parti di me che non sapevo potessero esistere. Quindi oggi sono qua a portare questa storia soprattutto per aiutare chi oggi vive un'esperienza di totale inconsapevolezza, nella paura, nell'orrore, nella rabbia della morte, perché soprattutto in questo momento storico. Questo sentimento purtroppo molto diffuso in questo momento. Sì, assolutamente sì. Io credo che la non accettazione della morte soprattutto è qualcosa di devastante. Perché quanti anni ci hai messo a... Allora, io ci ho messo un bel po', perché mamma se n'è andata nell'84, quindi 4 anni dopo. Io credo di aver fatto pace con Dio,
e un po' dopo con mia madre, nel 1999, quindi è passato un po' di tempo, e in quel tempo chiaramente io ho dovuto sperimentare molte realtà. 15-20 anni, mi dici. Esattamente, moltissime realtà, anche perché non avevo strumenti, quindi all'epoca poi non c'era internet, non c'erano i computer. Io mi ricordo che uscivo di casa ed entravo nel Bronx, il quartiere dove vivevo si chiamava Bronx. E quindi ho vissuto realtà davvero come nei film, quindi dalle lotte delle bande, dagli scippi. E dalle droghe e da qualsiasi situazione immaginabile. La mia. Tu vivevi a Treviso? No, io vivevo proprio a Rovigo. Ah, a Sì, Rovigo. io a Rovigo. Quindi io uscivo di casa e in questo quartiere, Andavi cioè nel Bronx. attraversavo la strada e andavo nel Bronx, dove il Bronx sostanzialmente erano case popolari, quindi molteplici ragazzi che vivevano una situazione difficile nella propria famiglia, e quindi ci si ritrovava e si faceva casino. C'era proprio la ribellione, c'era proprio questo bisogno di esprimere tutta quella rabbia che in qualche modo veniva repressa. Sentimento diffuso tra i giovani moltissimo adesso, l'abbiamo raccontato anche con, poi basta leggere i quotidiani, quello che stanno vivendo anche con l'abuso, l'uso, l'ausilio di droghe, di psicofarmaci, di alcol. Assolutamente sì, purtroppo. Quindi. La mia salvezza è stata in realtà la morte di mia mamma, paradossalmente. Quindi la vita è meravigliosa se riusciamo ad osservarla con grande consapevolezza, ma in assenza di giudizio. Perché quando ricordo che in qualche momento sono stato costretto a fare un'iniezione a mia madre perché dai dolori che non ce la faceva più, io ero piccolino, e mi disse: ti prego fammi una puntura, all'epoca era morfina, chiaramente io, ma non sapevo cosa fosse, per me erano medicine. Quindi in realtà quella siringa mi salvò la vita, perché quando io dovetti fare i conti con la realtà del quartiere, quindi con la realtà delle droghe, perché all'inizio c'erano solo gli spinelli, diciamo, no? C'erano solo le droghe leggere, qualche birra, così. Poi è arrivata l'eroina. Quindi è iniziato lì davvero qualcosa di denso e di mostruoso. Perché quando fui accompagnato da un ragazzo molto più grande che già faceva uso di eroina in un garage, insomma, in un luogo dove pensavo ci ritrovassimo per Quanti anni avevi? fumare, Quanti anni avevi? avevo 15 anni circa, indicativamente. E vidi proprio questo Inquietante. ragazzo che fece, scusa l'espressione, una pera, quindi, no? Al mio amico che aveva più o meno la mia età, poi si rivolse verso me e mi chiese: vuoi anche tu? Ecco, per me quella siringa era morte, perché la morte di mia madre in realtà mi salvava la vita nel momento in cui lei se ne andava. E quindi è stato straordinario, perché per me la siringa non poteva avere un sinonimo di benessere o di felicità o di fuga. Quindi feci subito così e me ne andai. Quindi È stata la tua salvezza. la Cosa bellezza della vita. Quindi in realtà la morte non esiste. vorresti portare come riflessione? A parte che ne hai già dette alcune molto belle di frasi, io mi sono presa appunto, non so, la libertà è uno stato di coscienza che niente e nessuno potrà mai toglierci. Smarrire la strada per ritrovare se stessi, comprendere che tutto ciò che succede accade sempre per il nostro massimo bene. Ce ne sono tantissime di riflessioni tue, giusto? Assolutamente sì, è tutta farina del mio sacco. E soprattutto nei momenti di grande difficoltà ho riscoperto una grande intuizione. E l'intuizione non parte da dentro in realtà, ma parte da qualcosa di molto più antico, qualcosa che probabilmente giunge da vite passate. Lei parlava prima di ricordo, quindi è molto bella questa connessione. E riuscire a dar voce a quelle sensazioni, secondo me, è proprio la salvezza che ognuno di noi può portare nella propria vita. Perché
No, la libertà è uno stato di coscienza interiore. Possono anche rinchiudermi, ma se io dentro di me sono libero, la chiusura non esiste, non c'è costrizione, non esiste nulla. Se io davvero sono libero dentro di me. Quindi sostanzialmente amore e consapevolezza. Quindi leggere questo libro perché può aiutare le persone che in questo momento stanno vivendo Allora, questo stato di angoscia, di paura, di rabbia, di non sopportazione, magari perché hanno perso un caro e quindi sono arrabbiate, no? Non capiscono perché sia successo proprio a loro, proprio alla loro famiglia. sì, l'ho detto per moltissimo tempo anch'io, effettivamente. Allora, in realtà credo che bisogna davvero, sia necessario cambiare prospettiva nei confronti della vita, quindi nei confronti della propria vita, perché se noi, continuiamo a immergerci, nel dolore, nella sofferenza, nell'ingiustizia, perché così non va bene, perché così non va bene. In realtà, se io inizio ad accogliere quello che la vita mi sta dando come un grande insegnamento, come il grande maestro, prima si parlava di maestri, allora posso davvero cogliere l'essenza della vita, perché in realtà la vita non sta facendo quello che sta facendo per farci del male, ma per aiutarci a essere davvero ciò che siamo, quindi per darci uno Greta, scossone. intanto ti chiedo se puoi gentilmente, tanto che finisco l'ultimo, perché volano minuti così ci portiamo avanti, tanto prende posizione per fare la meditazione insieme. Quindi in realtà per darci uno scossone e farci cadere tutte le maschere, quindi quello che in realtà non siamo. Quindi questo libro attraversa la rabbia, l'odio, l'odio puro, la sofferenza, la disperazione, il panico per molti anni, circa 20 anni, nel quale io però non ho mai cercato una soluzione esterna a questo panico, quindi non ho deciso di assumere delle medicine o dei farmaci perché sentivo non essere la mia strada, quindi parlo sempre in prima persona. A un certo punto, quando ho compreso che in realtà quel panico non arrivava dall'esterno, ma era qualcosa che era dentro di me e che voleva parlarmi, allora quando ho iniziato ad approcciarmi in maniera diversa a questo sentimento, quindi a questa emozione, e ad accoglierla con amore e con grande sentimento e con grande ricettività, chiedendo a questo panico di parlarmi apertamente, perché da quel momento avevo deciso di non metterlo più a tacere, perché in realtà non era qualcosa dall'esterno che mi attaccava, ma era qualcosa dall'interno che voleva parlare con me. Davvero molto profonda questa sua riflessione, la ringraziamo Luca per essere stato qui con noi. Grazie. Purtroppo i minuti televisivi volano, ringrazio anche